Nel pomeriggio del 23 agosto, presso il Salone delle Feste della Società Operaia di Mutuo Soccorso di Mistretta, si è svolta la presentazione del libro di poesie di Rino Scurria, Versi diversi. Davanti ad una folta platea e alla presenza del presidente dello storico sodalizio mastratino Mariano Lutri, del sindaco di Mistretta Lirio Borracciolo, il relatore dell'evento, l'archeologo Vittorio Alfieri, ha presentato la nuova fatica letteraria di Scurria, leggendo qualche componimento e cercando insieme all'autore del libro di spiegarne i significati più nascosti. Rino Scurria ha parlato poi dei suoi componimenti, del modo in cui sono nati e anche della sua passione per la poesia, che lo ha portato a pubblicare un libro come quello che ha presentato ieri sera alla Società Operaia. Per come ho detto sempre durante le mie presentazioni, questo libro è un po' particolare perché non è un libro solo di sonetti oppure un libro solo di poesie a rima o quant'altro, esprime una varietà di poesie di tipologia diversa e anche perché tratta argomenti che vanno dalla famiglia alla cultura, allo sport, alla natura e appunto salta, diciamo, quasi di palo in frasca, come solo l'anima del poeta può poter far bene. La musa particolare è una sola, sicuramente la musa è mia moglie. Mia moglie, anche da fidanzata, noi siamo stati assieme 11 anni da fidanzati, ora 18 da sposati, e quindi questo percorso trentennale sicuramente abbraccia in modo particolare questa nascita di questo amore che, come dico io, è eterno e imperituro e sicuramente ispira non solo le poesie a lei dedicate.